Bene, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, io sono Manuela Mattone, referente del corso di laurea Architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio. Do il benvenuto a tutti gli studenti che vedo collegati e a tutti i colleghi che si sono resi disponibili e che qui saranno impegnati nell'illustrare i corsi che gli insegnamenti che verranno tenuti nel prossimo, in questo anno accademico. L'obiettivo del corso di laurea Architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio è quello di formare un architetto riconosciuto in ambito europeo che sia capace di progettare e di intervenire sul patrimonio edilizio esistente con specifiche competenze in materia di restauro, di recupero, di rigenerazione, di valorizzazione dei beni architettonici e del paesaggio. Il piano di studi si articola in corsi, corsi integrati e atelier. Gli insegnamenti, a partire da questo anno accademico, sono erogati in lingua inglese e in lingua italiana. Nell'incontro di oggi, come accennavo in precedenza, vengono illustrati in modo rapido i contenuti e l'organizzazione degli insegnamenti che verranno erogati in questo anno accademico. In particolare, verranno illustrati i corsi del primo e del secondo semestre, i corsi elettivi che si tengono entrambi nel primo semestre e gli atelier del primo semestre. Allora, a questo punto io lascio la parola alla professoressa Annalisa D'Ameri, che è titolare del corso di storia dell'architettura e della città. Ci sono e non ho niente da condividere, nel senso che non ho nessuna presentazione, quindi non ci dovrebbe, almeno non ci dovrebbero essere problemi tecnici. Non c'è nessuna presentazione, tanto ragazzi, tra una settimana neanche ci vediamo, non in aula, ci vedremo in remoto. Il corso è un corso che si occupa di storia dell'architettura e della città. Tutti voi nella triennale avete seguito e spero vi siano piaciuti i corsi di storia dell'architettura, meno avete fatto storia della città. Avete fatto urbanistica, ma non avete fatto storia dell'urbanistica e non avete fatto, nella maggior parte dei casi, poi dipende anche dalle provenienze, storia della città. Noi affronteremo questi due terreni di indagine insieme e l'obiettivo è proprio cercare di capire quali sono i link, le strette dipendenze dell'architettura della città e viceversa. Parleremo di architetture, ma parleremo anche di luoghi, di spazi urbani, soprattutto luoghi pubblici, luoghi privati. E per fare tutto questo, io da un po' di anni ho deciso di scegliere il XIX secolo, o meglio, come lo chiamo io, il lungo 800, non è una mia invenzione, tutt'altro, anzi, ma e vedremo a lezione cosa si intende, cosa intendeva chi ha definito l'800 come lungo 800. E appunto, durante il lungo 800 vedremo come la città è cambiata, perché sono cambiate le esigenze, sono cambiati gli attori. E di conseguenza è cambiata l'architettura. Contemporaneamente, cambiando l'architettura, a sua volta cambiava di nuovo la città. Useremo dei casi studio, non dico insoliti, ma non così praticati durante la triennale, perché parleremo di Italia, parleremo d'Europa, ma ci avventureremo anche negli Stati Uniti, soprattutto, dove capitano molte cose e dove la città parte da un background completamente differente rispetto alla città europea. Quindi anche il binomio città europea e città americana nell'Ottocento è veramente il momento in cui queste due realtà prendono strade differenti. Se avete visto la scheda sul portale, avete visto che ci saranno come dei pacchetti di lezioni, cioè andremo per grandi tipologie, i luoghi del commercio. Avete studiato sicuramente i passage nel corso di storia architettura contemporanea. Noi parleremo, per esempio, di grandi magazzini, i luoghi del loisir, la villeggiatura,
i luoghi della cultura, i campus universitari piuttosto che i musei o le biblioteche. Quindi ci saranno dei pacchetti di lezione e cercheremo, adesso dobbiamo anche capire quanti possono partecipare, quanti invece sono in remoto, remotissimo, cioè non remoto da Torino dintorni, ma remoto da tanti chilometri, perché se il tempo ci assiste, a me piacerebbe anche fare qualche, e guardo il referente del corso di studi, a me piacerebbe fare anche qualche sopralluogo, che potrebbe essere da una parte la soluzione per stare tutti all'aria aperta, guardarci, conoscerci, però non si può neanche penalizzare chi è a Palermo e quindi non... E quindi insomma, vediamo, partiamo la prossima settimana pieni di buone intenzioni e poi cercheremo di risolvere tutti questi problemi. Col buon senso troveremo una soluzione. Vi dico ancora solo una cosa, poi mi taccio, perché così lascio spazio ai colleghi, proprio di organizzazione, come dire, di logistica. Avrete visto sull'orario... che il corso di storia dell'architettura e della città ha tante ore alla settimana, o 9 o 10, adesso non mi ricordo, perché ormai da anni si è fatta questa scelta che condivido subito, cioè di fare le 60 ore del corso in aula, chiamiamole così, o in remoto, concentrate in meno settimane, quindi di arrivare verso la fine del mese di novembre, adesso il numero delle settimane, comunque se sono 10 ore a settimana sono 6 settimane, se sono 9 qualcuna di più, finire il corso e lasciare tutto il mese di dicembre, tutto il mese di gennaio libero in maniera che voi vi possiate concentrare sugli atelier. Questa è una scelta che negli anni precedenti agli studenti è sempre piaciuta e piaceva anche ai docenti dell'atelier, piaceva onestamente anche a me, in maniera che avevo in aula persone concentrate su quello che stavamo facendo e non tanto con la testa sulla consegna dell'atelier, che mi rendo conto sia fondamentale, però insomma mi piace anche parlare con studenti un po' più attivi. Quindi questo è il motivo per cui vedete tante ore, ma state tranquilli che arrivate al montepremi di 60 ore, noi ci fermiamo, non andiamo avanti. Io direi che ci riaggiorniamo a questo punto a martedì mattina, se non mi sbaglio, dovrei avere martedì mattina alle 8:30 a trovarci, e da lì poi la prima giornata la dedicheremo veramente a tutta una serie di concetti iniziali e poi iniziamo il vero e proprio corso. Io... Perfetto, grazie Annalisa. Io non vedo ancora Gentucca collegata, quindi andrei avanti con gli altri insegnamenti. Vedo c'è il professor Lacidogna, quindi passerei la parola al professor Lacidogna, titolare del corso di analisi e verifica delle strutture esistenti. Salve, grazie per la presentazione. Vedo di condividere il mio schermo. Spero che si veda. Sì. Ecco, allora, appunto, come diceva la professoressa Lamattone, il mio corso si intitola Analisi e verifica delle strutture esistenti, viene svolto da me per una metà e poi per un'altra metà dall'ingegnere Alessandro Grazzini. Ecco, il corso si propone di integrare le conoscenze di base degli allievi acquisite nel triennio con aspetti fondamentali sull'analisi e il progetto delle strutture esistenti, quali l'affinamento del calcolo analitico, l'introduzione al calcolo automatico degli elementi finiti e le analisi del comportamento sismico. Ad esempio, in questa slide presento l'andamento momento-rotazione, il nodo di una struttura interaiata composta da pilastri e travi. Però nel corso ci saranno anche diversi approfondimenti sugli edifici alti, su strutture moderne, con le tecniche, diciamo, di costruzione più innovative, come edifici interaiati, edifici con setti portanti, edifici tubolari, tubo nel tubo, come per esempio le torri gemelle che poi sono collate, edifici tipo diagrid, tutto per, diciamo, affinare le conoscenze degli allievi anche in queste strutture più moderne. E in particolare poi
Verranno anche diciamo, introdotti concetti di verifica sismica degli edifici e poi verranno anche impartite delle lezioni per riuscire ad utilizzare nel migliore dei modi programmi e elementi finiti che ti permettono di studiare strutture sempre più complesse. Ecco. Poi io sono particolarmente, diciamo, attaccato, innamorato e interessato alle strutture in muratura. E allora, perché le strutture in muratura? Perché le strutture in muratura, secondo me, sono una parte importante del patrimonio architettonico italiano. E allora, diciamo, approfondiremo lo studio di strutture come le torri in muratura, i ponti ad arco ed in generale ci saranno delle lezioni molto specifiche sulla verifica e il calcolo degli archi in muratura, delle volte e delle cupole. Ecco, poi non verranno trascurati anche gli studi sui dissesti strutturali, che sono molto importanti in Italia, visto che si tratta, la maggior parte delle zone italiane sono zone sismiche, studieremo i principali dissesti strutturali e i modi di consolidamento. Qui nella slide, diciamo, una parte delle slide, in queste foto intermedie, si vede il consolidamento di una cupola mediante strisce di FRP. Però, naturalmente, non verranno anche trascurati gli studi su dissesti e consolidamento di strutture intelaiate in calcestruzzo armato. Qui si vede una fessura da ritiro in un pilastro di cemento armato. Ecco, poi sono un noto esperto di metodi di analisi non distruttivi degli edifici, delle strutture, degli edifici e anche, diciamo, di rocce. In particolare io mi occupo di studiare il danneggiamento degli edifici attraverso la tecnica delle misure acustiche. Allora, una lezione sarà dedicata a questa tecnica, che è forse l'unica che ci permette di valutare l'avanzamento e il determinarsi di fratture nelle strutture nel momento stesso in cui avvengono. E allora farò vedere delle applicazioni che ho svolto nel corso degli anni, e qui in particolare in questa slide mostro come sia possibile analizzare lo sviluppo di fratture all'interno della muratura, ma anche il distacco di intonaci piuttosto preziosi, perché su questo intonaco ci sono degli affreschi, attraverso questa tecnica, senza assolutamente danneggiare diciamo il manufatto piuttosto ricco dal punto di vista architettonico, artistico. E altre cose. Quindi questa prima parte formativa, che riguarderà lo studio degli edifici, sia delle strutture, sia dal punto di vista, diciamo, formale che dal punto di vista analitico, verrà accompagnata dall'insegnamento nell'utilizzo di specifici programmi di elementi finiti. E in questa slide ho rappresentato un modello di elementi finiti di un edificio di una chiesa, e gli studenti poi saranno in grado di capire dove si generano i maggiori stati di tensione e di deformazione quando questi edifici sono soggetti ad azioni orizzontali o anche al peso proprio. Ecco, poi mi riprometto, come ho fatto negli anni passati, di invitare dei luminari dell'analisi, dello studio e consolidamento di edifici storici o di strutture storiche, come per esempio due anni fa invitai il professor Angelo Di Tommaso a tenere dei corsi che destano molto interesse poi negli allievi, perché appunto si rendono conto che attraverso queste tecniche è possibile comprendere e rendere resilienti questi, perché è una parola che si usa adesso molto, diciamo, nel campo scientifico della ricerca, questi edifici storici. Ecco, poi sono gradite anche delle proposte di tesi di laurea, io ne farò diverse, e qui faccio vedere una tesi che verrà, una tesi magistrale che verrà presentata nei prossimi giorni ad architettura sulla verifica della copertura della cattedrale della Resurrezione nel monastero di Nuova Gerusalemme, della Nuova Gerusalemme ad Istra. Ecco, io spero che poi i miei interventi saranno ben ascoltati, apprezzati, perché cercherò di mettercela tutta, insomma, per rendere interessante la materia.
Poi io, la mia formazione di base è quella di architetto, mi sono laureato in architettura nel 85, quindi spero di entrare in buoni rapporti con gli studenti senza che vedano la materia della scienza, della scienza delle costruzioni come una materia distante da loro, difficile da apprendere, perché terrò conto anche molto degli aspetti formali più oltre che degli aspetti analitici. Vi ringrazio per avermi ascoltato e spero di essere stato chiaro. Grazie Giuseppe, io al professor, grazie al professor Macedonia, io continuerei con la presentazione dei corsi, lasciando la parola alla professoressa Novascone, che con il professor Giuffrida è titolare del corso di sociologia urbana e legislazione dei beni culturali. Prego. Sì, buongiorno a tutti, riuscite a sentirmi? Sì, perfettamente. E io avrei bisogno di condividere lo schermo perché presento la mia parte, certo. E anche la parte del professor Giuffrida, che chiede scusa ma non ha potuto essere presente, quindi mi ha scritto due righe da inserire nelle slide per la sua parte. Quindi spero di riuscirci. Share screen. Bello, 17 settembre, non c'entra niente, non ho chiuso sotto. Ok. Sì. Dovrebbe aprirsi. Riuscite a vederlo? No. No. Allora, no, non è mai. Non vorrei far perdere troppo tempo su questa cosa. Se riuscite ancora a vedere la mia faccia, ve lo posso anche raccontare brevemente così. Se non è un problema. Vediamo te, ma non riusciamo a vedere lo schermo condiviso. Ah, non riuscite a vedere lo schermo condiviso. Ecco, bellissimo. Forse così. Così? No. Cosa mai combinato? Adesso dovrebbe iniziare a funzionare. Sì. Sembra di sì, perché mi sta dando la scritta. Perfetto. Che sta ah, ci siamo, perfetto. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io sono la professoressa Roberta Novascone. Questo è un corso che, pur rimanendo un corso teorico, è suddiviso in due parti. Parti distinte che in qualche modo risultano complementari. Sociologia urbana a 4 crediti e legislazione dei beni culturali 2 crediti. Ci tengo a precisare, riprendendo l'idea del professore Lacidonia, che invece noi non siamo architetti. Io sono sociologa e il professor Giuffrida è un giurista. Quindi siamo un po' due figure anomale, ma in qualche modo anche un po' abituate negli anni ad insegnare ai futuri architetti. L'anomalia sta anche poi nell'esame finale, che è obbligatoria, chiaramente la forma orale e individuale dell'esame, ma il professor Giuffrida interroga oralmente sul suo programma, mentre io ho deciso per la mia parte, non solo da quest'anno, di utilizzare un po' la formula più propria degli atelier, quindi di fare dei lavori di gruppo. Decide di farlo da solo, non cambia nulla, è solo proprio ingente il lavoro da fare, e di far stendere una relazione comunque di gruppo da presentare chiaramente e discutere oralmente e individualmente all'esame. Per la parte di sociologia urbana, il corso ha un approccio, diciamo, prevalentemente metodologico e operativo. Questo significa che noi seguiamo il metodo che si usa in sociologia per condurre una piccola ricerca,
no? E questa piccola ricerca prevede ovviamente un caso studio. Il caso studio è un caso studio che è inerente a un bene culturale e si deve scegliere all'inizio del corso. Quest'anno, con l'anno accademico appena trascorso, siamo riusciti a condurre questo corso anche online, devo dire, senza problemi, nonostante la mancanza di sopralluoghi che sono comunque importanti per andare a prendere conoscenza, se non lo si conosce già, comunque del bene culturale in oggetto e non solo, anche del contesto diciamo sociale e territoriale che gli è proprio. Quindi speriamo ovviamente di poter fare questo, se ne parlerà chiaramente poi a marzo, però speriamo vivamente che questo è importante ed accrescitivo, poter veramente vedere il bene culturale, poter fare delle indagini sul campo. No? Ci sono tre parti del corso, la prima è teorica, la seconda è metodologica e la terza è applicativa. È necessario chiaramente partire da un piccolo pacchetto di concetti e di linee teoriche su alcuni temi, no? I temi sono quelli della governance, dei beni comuni, della partecipazione, cioè il concetto di comunità, come si declina e come si differenzia nel corso del tempo. Dobbiamo necessariamente parlare anche di turismo come fenomeno sociale nei suoi aspetti negativi e positivi. Dobbiamo parlare di valorizzazione, ma non come messa in valore, ma come insieme di pratiche sociali che caratterizzano il sapere di una determinata comunità. L'obiettivo di questa prima parte è comunque quella di darvi una piccola cornice teorica, no? Dentro alla quale inserire poi la vera e propria indagine sul campo che a questo punto riguarderà il caso studio. Per la parte metodologica, qua l'obiettivo invece è imparare alcune tecniche qualitative, no? Delle scienze sociali. Qua siamo entriamo in un discorso proprio di metodo, quindi vedremo cosa sono le interviste in profondità, le interviste di stakeholders, l'osservazione partecipante online o non online, questo dipenderà da molti fattori, e aggiungo quest'anno anche la Grounded Theory, che è una teoria sviluppata negli anni 50 e 60 e che unisce poi un metodo deduttivo e induttivo, e vedremo alcuni fondamenti di questa teoria nell'indagine di questi casi studio. Quindi qua l'obiettivo è andare a sviluppare questa indagine sul campo applicando le tecniche, no? Ma tenendo conto anche ovviamente di quella che è un po' la cornice teorica della parte precedente. È tutto collegato. Il caso studio, durante il lockdown non è stato facilissimo, ma abbiamo provato a vedere alcuni casi studio. Devo ammettere che la risposta è stata buona. Alcuni studenti hanno scelto dei casi studi che conoscevano nella misura in cui erano stati affrontati negli atelier precedenti e quindi erano già stati affrontati da altre discipline. Altri, essendo un po' tutti gli studenti e studentesse sparse per l'Italia, hanno scelto anche casi studio che conoscevano, no, no? Conoscevano perché molti ce li avevano vicino a casa, quindi abbiamo scelto non solo casi studio piemontesi, ma toscani, ma no? Cioè siamo andati in Molise, siamo andati da un sacco di parti, no? E quindi questo in qualche modo ha contribuito un po' a salvare la difficoltà di non poterci incontrare e non poter assolutamente andare poi a fare dei sopralluoghi su un caso studio specifico. In quest'ultima parte, quindi concludo, noi applichiamo le nostre conoscenze, no? metodologiche al caso studio, e a partire anche dalla cornice all'inizio. L'obiettivo è quindi analizzare questo bene culturale non di per sé, ma all'interno di un sistema di governance, no? E vedremo bene questo concetto, ma io credo che un accenno a questo concetto ce l'abbiate già, a livello sia urbano o territoriale, anche in senso più ampio. Quindi questa è
definito la parte di sociologia. Per la parte di legislazione dei beni culturali dobbiamo prendere invece in esame alcuni importanti concetti giuridici, quindi la tutela e la valorizzazione sia dei beni culturali sia anche dei beni paesaggistici. Tenete conto che come casi studio abbiamo preso ad esempio in Sardegna con un gruppo anche un caso di bene paesaggistico, quindi questo è del tutto possibile. L'approccio è teorico e anche tecnico-professionale per indirizzarvi chiaramente anche poi meglio alla professione di architetti. Lo studio verte su quello che è il dato normativo, no? E la sua applicazione a livello giurisdizionale. Quindi prenderete in considerazione il codice dei beni culturali, la Costituzione italiana, non per intero, ma per quello che concerne il vostro studio, e il codice civile, con un particolare riguardo alla tutela dei diritti dei proprietari di beni culturali e paesaggistici rispetto all'azione amministrativa. Sono due parti che sembrano, possono parere un po' scollegate, ma secondo me poi alla fine riuscirete a capire invece quanto magari legislazione può essere utile in campo sociologico e all'interno di un determinato invece caso studio analizzato. Io terminerei qua quello che avevo da dire. E niente, ho visto più di questo anno che ho già qui, hanno già sostenuto l'esame che del prossimo anno. Comunque faccio un augurio a tutti e direi che posso concludere. Grazie alla professoressa Novascone. Ora io non vedo ancora tra i partecipanti la professoressa Canella, mi sembra non si sia ancora collegata. Sì, scusate, mi ha telefonato appena adesso Gentuca Canella. Si scusa, ma al momento non riesce a collegarsi. Dice che si connette e poi si blocca subito, quindi non sa bene come risolvere il problema. Adesso sta provando ancora. Allora io... In caso ci farà sapere se riesce. Certo, perfetto. Io... Al momento non riesce, mi ha detto. Va bene, grazie. A questo punto io andrei avanti con la presentazione e se la professoressa riuscirà a connettersi le daremo la parola. A questo punto proseguirei con la presentazione dei corsi, degli insegnamenti che vengono erogati sempre nel primo anno in lingua inglese. Così faccio una breve presentazione in lingua inglese e poi lascio la parola ai docenti che terranno questi insegnamenti. Ora, the Master Degree Program in Architecture for Heritage Preservation and Enhancement seeks to train architects recognized in Europe who will be able to design and work on the existing heritage with specific skills in conservation, restoration, reuse, recovery, and enhancement of the architectural heritage and landscape. The two-year program is organized with monodisciplinary courses, integrated courses, and atelier. The courses are held both in Italian and in English. And the today meeting aims at quickly illustrating the contents and the organization of the courses that will be held with this academic year. In particular, will be illustrated courses of both the first and the second semester of the first and the second year, elective courses both held in the first semester, and the atelier of the third semester. So now I ask Professor Mellano and Professor Tania Marzi to illustrate the atelier concerning requalification of the consolidated city. Can you hear me? Yes. Can you see my presentation? Yes, too. Okay.
So I'm very sorry because Gentuca Canella is not connected because we are organizing our atelier in a joint way to do because we will try to work together on the same case study. So our atelier is focused on the renovation of the consolidated city, and we are continuing with this experience to study the case of the military barracks in Torino, which are abandoned along the time, and we are concentrating our attention on this compound, Mardiki compound. There are some docks where the Italian Ministry of Defense concentrated his activity on the chemical army and the chemical transformation of the materials. So this is a very important compound in Torino, like the others compound we studied in the last years, like la Caserma La Marmora in Viasti, like la Caserma Ettore de Sonnaz, like other barracks. So this is the case study of this year, and we work on the historical center, the historical building project designed by Chevalier, and the others buildings which are abandoned in the year and now are partially destroyed. So the atelier concentrates its activity in only one main didactic exercise, which will have as its object the transformation of this compound in new activities for the people, for the community, for the city, for the people. The intervention scale focuses on the surrounding fabric. It is architectural and addresses issues related to the transformation, refunctionalization design of the intervention, in which the insertion of new parts is meant to increase the quality by enhancing the heritage and its local context. You can see some past exercises on this area. There are final works, final thesis made by students which now are already architects. This is a drawing take by an historical archive of the Turin city, and here you can see how is composed the compound. So we will work inside the fabric, the buildings. We are organizing the atelier in lessons, the 10% of the total teaching time, and in a project exercise. Within the atelier activities, there will be moments of verify, of learning, of discussion of specific topics, demonstration of knowing how to do, and presentation of the work in progress. So, sorry.
The exam consists in the drafting by the students of a project developed partially in group and partially individually. I don't know how we will do in this particular situation, because we try to work in the blended mode, but I don't know how many students I will find in the class. Maybe the class will be desert totally or full. We will organize day by day, and we will try the better way to do, because in this particular situation we can do anything else. So I don't know if Tania wants introduce herself or say something more, because yes, thank you. I believe, hello to everyone. I believe that Professor Melano has already given you a complete overview on the topics of the course, and we will have time in the first lessons to go more in details of the topics. Maybe I will just add very briefly that, as you have just seen, it is a very beautiful area. There are different buildings with very interesting technologies that are dating back to the beginning of the 20th century. And especially in the first weeks, we will have time to analyze this building under the technological point of view. But during all the course, we will always work in strict connection with architectural design. And we will find proper technological solutions, both for the intervention on the existing built heritage, both for new construction. So we will have a closer look at this building, arriving at a scale 1 to 20 of some of these buildings. So I think that for the moment is all. I wish you a good start of the semester, and see you on Monday. Okay, bye bye. Thank you very much, Professor Melano and Professor Mazzi. And now I can see Professor Filippo De Pieri. Are you here? So the course History of Architecture is will take place in the students attending the English courses will attend, as far as the History of Architecture course is concerned, the one which is held in the master degree program Architecture, Construction and City, while the other courses are directly held by the master degree in Architecture for Heritage Preservation and Enhancement. Unfortunately, I can't see Professor De Pieri, so we can continue with the presentation of the courses, the other courses, and in particular the course in which is held taught by Professor Mauro Corrado. Is the English course Existing Structures and Analysis and Testing. Professor Mauro Corrado is sorry, but he cannot attend this presentation, so he sent me a video showing, illustrating the program and the organization of the course. So I will share the screen and show you the video of, that Professor Corrado sent to me yesterday. Good afternoon to everybody. My name is Mauro Corrado, and I'm professor of solids and structural mechanics in the Department of Structural, Geotechnical and Building Engineering of Politecnico di Torino. With this presentation, I'm going to briefly introduce the course Existing Structures, Analysis and Testing, that I will teach in collaboration with Professor Amedeo Manuela Bertetto. As it can be easily understood by the title, this course is fully relevant to the current situation of the Italian construction industry,
I refer to the fact that in the last 10-15 years, the interventions on existing buildings had become predominant with respect to the construction of new buildings. Also, thanks to the several economic incentives decided by the national and the regional governments. Per se, the field of existing structures is quite huge and it cannot be fully treated in a single course. This is why the present course will be focused mainly on masonry constructions. One of the reasons is clearly represented in this diagram, which shows the number of constructions subdivided in masonry, concrete and other materials built in different periods in Italy and their cumulative number. As you can see, still nowadays, the masonry buildings are about 60% of the total amount of the buildings. The course is subdivided in 5 macro topics. The first is an introductory part, which provides the basis for the study of masonry structures. More in details, we will take the analysis of plane systems of the analysis of the kinematics and statics of rigid body systems that are fundamental tools for the graphical study of arches and vaults. Finally, kinematics and kinematics theorems for the limit analysis will be presented. They will be used later on for the analysis of collapse states. The second topic concerns the study of masonry as a construction material and is dedicated to introduce the experimental tests and analytical formulations used to assess and describe the material strength and deformability. This part begins with the descriptions of the properties of bricks, stone elements, and mortar. It proceeds with the description of the different construction techniques and the obtained textures, and finally provides a fundamental knowledge about the mechanical behavior of the masonry. In the third part, we will jump into the structural level by analyzing the different elementary elements that constitute a masonry building. Starting from the walls, for which we will study the in-plane and out-of-plane strength mechanisms, the interaction with floors and the distribution of vertical forces, we will proceed with the structural elements having more and more geometries. They are the arches, the bar vaults, and the cantilevered stairways. The main typologies of floor slabs that can be encountered in masonry buildings will be described. The objective of part 3 is to provide simplified approaches with a preference for graphical methods to analyze the stability of the structural elements. Another very important contribution is given by part 4, which concerns the analysis and repairing of existing structures. It provides the needed knowledge to design the interventions, starting from a correct evaluation of the current static condition of a building. Topics included in this part are the analysis of the cracking pattern that can be found in existing buildings, the analysis of failure case history, a brief presentation of the structural health monitoring techniques, and a description of repairing and strengthening techniques, including those suitable for the foundations. The course will be concluded with analysis of buildings under seismic actions. Again, this is a quite huge topic, and therefore just some fundamentals will be provided. The course aims at providing the student the theoretical basis and the practical tools to critically address the structural analysis of existing structures, with main focus on masonry, and the design of repairing and strengthening interventions. Through guided exercises, the students acquire the ability to apply the methods of structural verification in order to evaluate the degree of structural safety of existing buildings. Concerning the structure of the course, approximately 2/3 of the lectures are dedicated to the presentation of the theoretical basis, whereas 1/3 is dedicated to learn the use of practical tools and present practical applications of the methods. In this latter part, a project is assigned to the students to be developed in groups under the supervision and assistance of the teachers. Finally, a few information about the exam. It consists in a written test plus an oral examination. The final written test consists of a paper-based written exam with open queries and exercises. It lasts about 90 minutes and is intended to evaluate the comprehension of the background theory. The oral examination is intended to assess the full understanding of the topics covered
by the project assignment. As far as it concerns the other course, which will take place in the second semester, the one Urban Sociology and Cultural Heritage Legislation, the teacher has not been identified yet because the course will be held in the second semester. So there is no teacher explaining the topic of this course that you will be able to get information about the topic and the issues on the organization on the course on Portale della Didattica. A questo punto passerei alla presentazione del secondo anno. In questo caso, per quanto riguarda solo un breve inciso, per quanto riguarda gli atelier che avranno luogo nel secondo periodo didattico, verrà organizzata una presentazione di qui a qualche mese, quando avrete possibilità di, quando tutti gli studenti saranno immatricolati, studenti italiani e studenti stranieri, e a questo punto quindi verrà organizzata una presentazione in occasione della quale i docenti che terranno atelier nel secondo periodo didattico avranno l'occasione e l'opportunità di illustrare gli argomenti che verranno trattati negli atelier e l'organizzazione dell'insegnamento. A questo punto io inizierei con la presentazione dei corsi del secondo anno, sempre primo periodo didattico. In questo caso i corsi sono tenuti tutti in lingua italiana, perché fino all'anno scorso non era presente una filiera in inglese. Il secondo anno vede voi studenti impegnati nella frequentazione nel primo periodo didattico di un atelier e due corsi, nonché mentre appunto nel secondo periodo didattico ed eventualmente anche nel primo sarete impegnati sia nello svolgimento del tirocinio, che è obbligatorio per il corso di laurea in restauro e valorizzazione del patrimonio, così come nella acquisizione di crediti liberi che sono previsti all'interno del percorso di studi. I crediti liberi possono essere acquisiti attraverso la frequentazione di corsi che vengono erogati dall'Ateneo, e rientrano tra questi i corsi elettivi che ciascuno dei corsi di laurea magistrale propone, tra cui che verranno illustrati oggi per quanto riguarda il nostro corso di laurea, così come corsi che possono essere erogati anche da altri corsi di laurea magistrale, sempre del Politecnico, piuttosto che attraverso la frequentazione di workshop o di attività formative esterne all'Ateneo. Passerei quindi la parola a questo punto al professor Cesare Tocci e alla professoressa Cristina Coscia, che illustreranno l'atelier del primo periodo didattico del secondo anno, l'atelier restauro e valorizzazione del patrimonio. Grazie Emanuela, buonasera a tutti. Ci alterneremo nella presentazione con Cristina Coscia. Provo a condividere lo schermo. Scusate, subito ho dei problemi. Ecco, condivido lo schermo. Non so se vedete adesso il mio schermo. Sì. Perfetto, allora con la professoressa Coscia abbiamo preparato una presentazione molto corposa, però vista la stringatezza delle,
dei colleghi che ci hanno preceduto, credo che possiamo anche noi essere un po' più sintetici, anche perché saremo in due a parlare. E allora, molto brevemente, il caso studio del nostro atelier è il Castello Orsini di Rivalta, il suo contesto urbano. È un, diciamo, un complesso molto stratificato, con, diciamo, tracce che partono dal Medioevo, attraversano il Rinascimento, arrivano all'Ottocento, arrivano anche addirittura al secondo Novecento. Quindi è un complesso, diciamo, veramente di grande complessità, e che per il fatto di essere utilizzato solo in parte come biblioteca, ma di avere una parte non utilizzata, ben si presta, diciamo, sia funzionalmente a quest'epoca Covid, in cui appunto diciamo, i sopralluoghi possono scontrarsi con difficoltà operative, che in questo caso però sono ridotte al minimo, perché appunto noi potremo operare in un'ala del castello che è attualmente disusata, e quindi saremo liberi, non interferiremo con nessuno. Ma anche questa, diciamo, in realtà c'è una valenza un po' più generale, e cioè un edificio in parte riusato, un edificio anche di queste dimensioni, esemplifica bene appunto tutte le problematiche connesse alla necessità di dover correlare, combinare, armonizzare tra loro queste opposte esigenze della tutela e della sostenibilità economica. E quindi da questo punto di vista crediamo che sia un caso molto interessante. Peraltro c'è anche un altro aspetto di grande interesse, e che è che poi anche questo, diciamo, è una, come dire, funzionale ad entrambe le discipline che compongono l'atelier, il restauro e la valorizzazione, cioè un complesso che si presta ad essere studiato a diverse scale, quindi da una scala urbana a una scala diciamo invece del singolo edificio. Qui vediamo il castello con il perimetro rosso delle sue antiche mura, e l'edificio, questa L che vedete qui dentro il parco, e diciamo con il giallo invece vedete quelle che erano le mura dell'antico ricetto medievale. Quindi diciamo il castello come entità a sé in effetti non ha molto senso, il castello comincia ad avere senso come polo di un ambito urbano un po' più esteso, ed è proprio questa compresenza di diverse scale che, diciamo, ci sembra particolarmente attraente. Peraltro, diciamo, anche la stessa forma del tessuto urbano fa capire bene questa relazione tra il castello e il suo intorno. In questa slide vedete, diciamo, la parte senape, la parte attualmente utilizzata, la parte invece tratteggiata è questa manica settecentesca, e la parte attorno al cortile, che anche nelle piante del primo piano e del piano secondo, è la parte su cui i ragazzi dovranno intervenire. Al di là dei dettagli su cui magari entreremo, diciamo, durante, poi già dalla settimana prossima, vorrei sottolineare un aspetto, cioè tanto nella parte, diciamo, di restauro, tanto nella parte di valorizzazione, e se provassimo a dare, magari provo a scorrere velocemente alcune immagini del castello mentre parlo, questo è l'ingresso, qui si entra nel parco e si guarda verso una torre residuo che era originariamente attaccata alle mura, qui girandoci dietro e quindi riguardando la porta da cui siamo entrati si vede la parte ottocentesca, che poi contiene al suo interno un cortile medievale bellissimo con un San Giorgio e il drago preso dal castello di Fenice, che D'Andrade ha riproposto, come sapete, nel borgo medievale, che qui è stato pure riproposto, e qui invece sullo sfondo, dietro l'albero, questa manica settecentesca che ha questa particolarità, questo fascino micidiale, secondo me, di avere un muro che è il muro, come vedete qui a sinistra, sono le mura dell'antico castello. Su questo si concentreranno i ragazzi. Qui abbiamo una selezione di slide, magari poi su questo lascerò la parola alla professoressa Coscia, ma se voi riusciste a leggere, o se, ma adesso poi Cristina vorrà in qualche modo brevemente commentare, ciò che caratterizza questo indice è una correlazione, come dire, è una successione di momenti che definiscono una metodologia che è, diciamo, la metodologia principe del restauro, ma credo anche della disciplina della valorizzazione applicata ai beni e al patrimonio culturale, e cioè le tre fasi sono la conoscenza, l'interpretazione e il progetto. Questa metodologia, che può sembrare banale nella sua enunciazione, in realtà, attenzione, non l'è affatto, e ci ritorneremo, ovviamente credo lo analizzeremo bene durante l'atelier.
perché ci sono due cose che vanno sottolineate. La prima è che non si tratta di una successione di momenti, ma i momenti devono essere strettamente correlati. Guardate, non è una stupidaggine quella che sto dicendo, perché nel restauro della Basilica di San Pietro, condotto alla metà del Settecento dal Marchese Poleni, l'opera che Poleni produsse a seguito di questo restauro, Le Memorie Storiche, un librone di 400 pagine, questa metodologia, conoscenza, interpretazione, progetto è perfettamente enunciata, ma è assolutamente falsa, perché Poleni, come dire, fa la fase di conoscenza, ma la slega, questa fase è completamente slegata dalla fase di interpretazione, e la fase di progetto è completamente slegata da quella di interpretazione. Quindi attenzione a dire, vabbè, ok, la metodologia è quella, conoscenza, interpretazione, progetto, che ci stai dicendo? Attenzione. La seconda cosa, attenzione a non considerare la fase della conoscenza come una fase obiettiva. Attenzione, non è che non sia obiettiva, come una fase neutrale, ecco. Prima, ecco, peccato che non ci sia il professor Corrado e non possa interloquire, forse non sarebbe nemmeno l'occasione, però ho visto prima nella slide del professor Corrado, a un certo punto c'era un muretto testato, diciamo, per determinare le caratteristiche di deformabilità dei materiali, eccetera. Ora, quando noi parliamo di conoscenza, noi abbiamo a priori un quadro interpretativo della realtà che subordina il tipo di dati che noi andiamo a raccogliere. Quindi, se noi pensiamo che il importante per descrivere un muro sia conoscere quanto è deformabile la malta o il mattone, cercheremo quei dati e li cercheremo con delle prove, eccetera. Se pensiamo invece che la cosa più importante per descrivere un muro e per descrivere l'architettura è capire come sono messe le pietre all'interno del muro, permettetemi di tornare su questa slide, noi andremo a rilevare esattamente tutte le pietre una a una, e in questa operazione di rilievo, diciamo, noi cogliamo non solo l'essenza strutturale, ma l'essenza proprio architettonica della muratura storica. I dettagli poi verranno dopo, e qui lascio su questa slide di indice la parola a Cristina. Mi sentite? Mi sentite bene? Sì. Allora, io ringrazio il mio collega, il professor Tocci, perché mi ha dato ovviamente degli spunti per cercare appunto di spiegare anche ai colleghi, agli studenti, perché di questo connubio in questi atelier della parte, diciamo, di restauro e la parte di valorizzazione economica. Lo spunto è appunto che tutte e due le discipline hanno a che fare con il momento della conoscenza, su cui appunto non c'è un'obiettività anche dal punto di vista della valutazione, e sto dicendo una cosa provocatoria, ma in realtà è uno strumento invece tecnico-scientifico. Perché? Perché insegniamo agli studenti a costruire un quadro di conoscenza per costruire delle strategie. Allora, se non so se si vede dall'indice, ma questo indice, che è di una tavola di un gruppo dello scorso anno, è un indice secondo noi efficace per far comprendere quanto tutto il percorso formativo, magari un po' di più, quanto il percorso formativo, ecco, perfetto, grazie Cesare, il percorso formativo sia diviso in qualche modo in due grosse fasi, che sono anche delle fasi di attività negli atelier. La fase che noi chiamiamo livello strategico e la fase livello tattico. Perché distinguiamo così? E poi lo vedrete anche in una successione di tavole che poi ovviamente spiegheremo durante la TD, non in questa presentazione, non ci dilunghiamo. Vuol dire che per la proposta finale di valorizzazione e di tutela sul castello e sull'intorno deve tener conto di quelle che sono le strategie iniziali, quindi quello che è tutto l'apparato di dati, di informazioni, ma anche di interviste, si possono fare anche delle survey a distanza, quindi questo un po' aiuta. Cioè quello che può, è importante è che la conoscenza del bene deve essere rapportata alla conoscenza del contesto e a quello che sono i bisogni degli stakeholder. I bisogni degli stakeholder sono oggettivi per ogni stakeholder, se vogliamo, però fa parte poi del valutatore, quindi dello studente, mettere a sistema questo che è appunto tutto la costruzione di dati strategica per arrivare al livello tattico. Il livello tattico è la proposta.
Allora, la proposta deve, valorizzazione economica significa creare valore, quindi deve da una parte conservare il valore, quindi questa, come dire, tutte quelle che è la memoria intrinseca sia del bene sia dei luoghi, quindi la deve conservare, anzi enfatizzare, quindi deve ulteriormente valorizzarla, e deve creare valore in che modo? Individuando delle funzioni laddove il bene ad oggi non le prevede, ma che sicuramente diventano importanti, in modo che il castello e appunto il suo intorno possano vivere e anche autosostenersi in qualche modo. E qui viene il, adesso magari Cesare possiamo andare un po' avanti e scorrere. Sì, le farei scorrere più o meno velocemente. Perché... molto velocemente, e che sì. Vedrete queste sequenze di tavole le abbiamo individuate con il professore per far vedere degli zoom su quelli che sono, che è il percorso, che è un percorso complesso, ma la realtà prevede questo percorso complesso. Vi dicevo, da questa parte strategica di conoscenza, che appunto è oggettiva obiettiva a seconda, no, di come noi puntiamo l'attenzione su alcuni diciamo analisi, deve comunque essere assolutamente fondamentale per dare un supporto all'individuazione di uno scenario funzionale che sia compatibile con quelle che sono le caratteristiche del bene, compatibile con quelle che sono le indicazioni della disciplina del restauro e le indicazioni anche di quelle che può essere il funzionamento del complesso, ma deve essere compatibile con quello che i territori richiedono. E quindi bisogna individuare delle funzioni, in questo caso nel castello c'è già una funzione di biblioteca, che è una funzione assolutamente innovativa, che è stata messa a dura prova, tra l'altro, dal periodo Covid, quindi anche su questo faremo riflettere gli studenti, ma c'è la grossa questione che ovviamente le funzioni devono andare avanti, quindi bisogna prevedere delle funzioni con della fruizione ristretta, quindi in presenza, ma anche della fruizione a distanza, in modo da supportare delle attività a corredo di quella che è la biblioteca. Questo complesso e questo parco sono comunque assolutamente patrimonio comune. Il concetto di bene comune è un concetto fondamentale di bene pubblico, per cui il risultato finale sarà quello di, che per gli studenti, di valutarne la fattibilità, valutare in uno scenario, no, di meta progettuale di rifunzionalizzazione, di valutare la fattibilità dal punto di vista tecnico, però anche dal punto di vista economico, finanziario, sociale e anche gestionale. E questo è il grosso punto, cioè questi beni devono in qualche modo essere sostenuti da un apparato di risorse umane e finanziarie che permettono affinché questo progetto possa essere realizzabile. Sappiate che c'è un accordo con il comune che appunto ha dato grande enfasi a questa nostra esperienza didattica, perché crede fortemente nelle competenze degli studenti e nelle loro elaborati finali. Lascio la parola a Cesare per una conclusione, e mi spiace se mi sono dilungata troppo, me ne scuso. No, no, assolutamente no, ma direi che diciamo quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Adesso questa presentazione eccessivamente lunga magari la commenteremo già lunedì in aula e entreremo nel dettaglio delle cose da fare, però insomma credo che per oggi sia più che sufficiente. E quindi interrompo la condivisione e lascio la parola invece al nostro capo, Manuela Mattone. Grazie professor Tocci, grazie professoressa Coscia. Andiamo avanti con la presentazione degli atelier del primo semestre del secondo anno, che mi vede direttamente impegnata. Io sono titolare con il professor Rocco Curto e la professoressa Diana Rolando dell'atelier parallelo a quello listato dai miei colleghi, intitolato anche appunto Restauro e valorizzazione del patrimonio. Condivido lo schermo a questo punto.
Allora, buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per il contrattempo, provo a fare una brevissima come dire, introduzione rispetto a quello che è l'approccio diciamo di questo atelier. Allora, noi partiamo dalla constatazione che il patrimonio costruito contribuisce in misura notevole all'inquinamento ambientale. E partiamo anche dalla constatazione che anche il patrimonio di interesse storico ed architettonico presenta delle bassissime performance energetiche. Quindi l'atelier assume, diciamo, la sfida dell'Agenda 2030, che è la sfida che riguarda, diciamo, che la sfida ambientale, che è assunta ovviamente a livello globale, e assumiamo anche le ultime politiche, che sono le politiche del nostro governo, che sono legate all'ecobonus, dove pare che anche l'Italia punti alla riqualificazione del patrimonio costruito per migliorare la qualità ambientale, e che la riqualificazione del patrimonio costruito costituisca comunque un motore di carattere anche economico, un motore ovviamente economico. Allora, passiamo alla seconda slide. Quindi questo è il quadro generale. Se possiamo vedere la seconda slide, Diana. E questa dovrebbe arrivarti. Ah, ok. Allora, per cosa si caratterizza, diciamo, l'atelier? L'atelier si caratterizza perché assume, diciamo, questo approccio didattico innovativo, che si chiama problem-based learning. È un approccio didattico che è molto ricorrente nelle facoltà straniere di medicina e di ingegneria. Questo approccio didattico noi l'abbiamo già sperimentato in anni passati, è un approccio didattico che si basa sulla soluzione di problemi reali, e la didattica problem solving, e la soluzione di problemi reali avviene con il coinvolgimento degli stakeholders, no? Che sono tutti quelli che sono i portatori di interessi privati e pubblici, e avviene attraverso un approccio alla progettazione di carattere integrato. Qui si integra non solo la disciplina del restauro con la disciplina della valutazione economica, ma noi pensiamo che l'approccio integrato presupponga un'integrazione anche con tutti quelli che sono gli specialisti o i soggetti portatori di interesse che intervengono nel ciclo di realizzazione del progetto. Allora, il caso studio, per dirvi, è il caso studio del complesso delle Molinette. Il complesso delle Molinette, noi ragioniamo in termini di riconversione del complesso delle Molinette. La riconversione del complesso delle Molinette è una riconversione che viene ipotizzata, come dire, raggiungendo delle performance energetiche molto, molto elevate, quindi per far fronte alla sfida degli obiettivi 20, dell'agenda 2030. La riconversione delle Molinette si basa sul riuso del complesso, si basa sul restauro, ma anche sull'intervento di retrofit energetico, che diventa estremamente importante ed estremamente centrale. La riconversione delle Molinette risponde all'obiettivo generale di reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione del Parco della Salute, quindi è un obiettivo di carattere sanitario molto, molto, molto importante. Questo complesso si ipotizza di riconvertirlo per rimetterlo nel mercato e per poter ottenere delle risorse finanziarie che servono a realizzare il Parco della Scienza e della Salute. Ma un altro obiettivo estremamente importante del complesso delle Molinette, della riconversione del complesso delle Molinette, è il fatto che la riconversione di questo complesso deve avviare un processo di rigenerazione urbana di tutto l'asse sud della città di Torino. Allora, in termini per riassumere, l'approccio pedagogico si basa su un problema reale. Il problema reale è un problema estremamente importante e complesso, perché riguarda un sistema
edilizio ed urbano di grande rilevanza. Il problema reale cercheremo di affrontarlo, di analizzarlo e di risolverlo con gli stakeholders. I due stakeholders fondamentali sono l'azienda della salute e l'Università di Torino, che sono i proprietari dei beni. Per risolvere il problema è fondamentale il progetto diventa un elemento centrale di risoluzione del problema, ma il progetto deve essere un progetto ovviamente integrato, e il progetto è considerato come, per gli studenti, come lo strumento di apprendimento, cioè progettando gli studenti apprendono, no? Facendo le loro simulazioni progettuali. La conoscenza è ovviamente fondamentale per la realizzazione del progetto, no? Ma è la conoscenza anche del contesto, è la conoscenza dei beni, ma soprattutto è molto importante l'integrazione delle conoscenze che sono conoscenze ovviamente estremamente differenti. Voi pensate che nel realizzare questo progetto noi dobbiamo perseguire molti obiettivi contemporaneamente: l'obiettivo dell'high performance, no? L'obiettivo della tutela e della conservazione dei connotati storico-architettonici dei beni, l'obiettivo della fattibilità economica, l'obiettivo del costo globale, l'obiettivo estetico e così via. Quindi sono molto importanti queste conoscenze integrate e sono molto importanti anche questi skills tra loro integrati, gli skill degli studenti e anche le attitudini degli studenti. Io chiuderei qui, sono andato forse leggermente lungo, vi chiedo scusa, ma diciamo c'è un approccio pedagogico che corrisponde ad un approccio al progetto di tipo integrato. Lascerei la parola ai miei colleghi. Grazie Rocco. Per quanto riguarda l'approccio pedagogico, io continuerei spiegando come le problematiche della conservazione e della valorizzazione economica all'interno dell'atelier vengono esaminate e affrontate sia da un punto di vista teorico sia da un punto di vista pratico applicativo. Il corso prevede sia delle lezioni da remoto sia delle attività in presenza, attività in occasione delle quali si procederà preferibilmente, principalmente alla revisione degli elaborati prodotti dai singoli gruppi. Sono previsti dei sopralluoghi nel rispetto delle regole previste per il Covid, è previsto lo svolgimento di esercitazioni da parte dei singoli gruppi, delle revisioni disciplinari e collegiali. Il lavoro di atelier, ancorché appunto le due discipline siano discipline differenti, prevede però una mutua collaborazione da parte della disciplina del restauro con la disciplina dell'estimo. Affronteremo insieme il tema individuato come caso studio, e questo tema verrà affrontato sia attraverso appunto lo svolgimento di attività in remoto, sia attraverso lo svolgimento di attività in aula, attraverso l'invito a partecipare alle attività didattiche da parte di stakeholder pubblici e privati, piuttosto che di persone, di esperti su temi specifici, che verranno chiamati a intervenire, a fornire il proprio contributo nell'ottico di fornire un supporto agli studenti impegnati nell'attività prevista all'interno dell'atelier stesso. L'atelier si concluderà con un test finale scritto, che verrà svolto da ciascuno degli studenti, e in ultima analisi vedrà la presentazione e discussione degli elaborati d'esame da parte dei singoli gruppi. Come già preannunciato dal professor Curto, è stato individuato quest'anno come caso studio
il complesso delle Molinette, il complesso ospedaliero delle Molinette. Si tratta di un complesso che abbiamo già avuto modo di esaminare lo scorso e sul quale abbiamo già lavorato lo scorso anno accademico. Quest'anno contiamo di andare avanti e di ampliare, diciamo, i casi studi selezionati rispetto a quelli esaminati lo scorso anno. Ci focalizzeremo principalmente su una serie di edifici che sono stati progettati da Eugenio Mollino nella seconda metà degli anni 20 del Novecento, quindi lavoreremo su alcuni dei padiglioni dell'originario complesso delle Molinette, complesso pluristratificato che ha visto quindi la realizzazione di numerosi interventi nel corso dell'ultimo secolo. Qui vedete evidenziati quelli che sono gli edifici sui quali i gruppi saranno chiamati a lavorare. In parte sono di proprietà dell'Università degli Studi di Torino, in parte sono di proprietà dell'azienda sanitaria ospedaliera. Qui vedete alcune immagini. Manuela, la slide ferma alla 3 però. Non si vede, sono bloccate le slide. Allora, proviamo a... Così adesso ecco, sì. Sì, sì. Allora torno indietro e mostro appunto, questi sono il caso studio esaminato, dove è collocato nella città di Torino. Siamo appunto lungo le rive del Po. Qui vedete appunto un complesso realizzato, come dicevo, per quanto riguarda il suo pianto originario alla metà degli anni 20 del Novecento, un complesso pluristratificato che ha visto quindi la realizzazione di una serie di interventi nel corso dell'ultimo secolo. Qui vedete evidenziato i cinque padiglioni che sono stati scelti come casi studio, in parte sono di proprietà dell'Università degli Studi di Torino e in parte di proprietà dell'azienda ospedaliera. Alcune immagini di alcuni degli edifici appunto che sono stati scelti come caso studio, il reparto della palazzina di neuroscienze, la palazzina originariamente destinata a ospitare l'anatomia patologica, e altri edifici che verranno individuati e analizzati. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica, partiremo subito in prima battuta con una conoscenza del bene individuato come caso studio e del contesto all'interno del quale esso è localizzato. Gli studenti saranno impegnati in una elaborazione di tavole di inquadramento storico e territoriale, nel rilievo e analisi del degrado che affligge buona parte di questi edifici. Per quanto riguarda gli elaborati grafici, verranno i rilievi geometrici verranno in parte forniti, dovranno essere appunto rivisti dagli studenti e poi si proseguirà con la definizione di progetti di conservazione, di riuso e di valorizzazione. Per quanto riguarda più specificatamente il contributo del restauro, verrà chiesto ai singoli studenti, ai singoli gruppi di svolgere anche una esercitazione realizzata con la collaborazione da parte della sovrintendenza, in particolare del funzionario della sovrintendenza che ha in carico il complesso delle Molinette. Verrà chiesto ai singoli gruppi di elaborare una scheda di verifica di interesse culturale che verrà poi valutata e sottoposta all'esame della sovrintendente, che fornirà appunto un proprio giudizio sugli elaborati prodotti dai singoli gruppi.
Qui vedete alcune delle tavole che sono state elaborate nello scorso anno accademico. Qui vedete tavole di inquadramento storico del contesto, il rilievo architettonico che ha visto impegnati i vostri colleghi su alcuni dei padiglioni che sono stati scelti come caso studio nello scorso anno accademico, e una proposta, un master plan, una proposta di riuso e conservazione di uno degli edifici individuati lo scorso anno come caso studio. A questo punto io cedo la parola all'architetto, alla professoressa Diana Rolando, per quanto riguarda il modulo di valorizzazione. Sì, buongiorno a tutti, grazie Manuela. Il modulo di valorizzazione, come ha anticipato il professor Curto, è strettamente correlato e interrelato con quello di restauro. In particolare l'analisi del contesto, che la vediamo qui come primo punto, e supporterà attraverso analisi qualitative e quantitative la definizione di del contesto territoriale e socio-economico. E proprio grazie a queste analisi l'oggetto di studio valicherà un po' anche i confini delle molinette, perché la scala a cui si pone l'atelier è quella anche urbana, quindi l'intorno è strettamente correlato poi alla individuazione e definizione di ipotesi di valorizzazione. La conoscenza sarà anche supportata da un sistema informativo territoriale che ormai caratterizza da diversi anni il nostro approccio didattico e che guiderà appunto gli studenti anche in una analisi molto puntuale sia degli edifici, quindi dei manufatti, che del contesto in cui si trovano. La definizione dei progetti di valorizzazione quindi muoveranno a partire da queste basi di conoscenza molto puntuali e strutturate, che faremo tutti insieme, e parallelamente, anche questa è un'esperienza ormai consolidata da anni, una collaborazione con il laboratorio di analisi e modellazione dei sistemi ambientali con l'architetto Taraglio e l'architetto Azzolino, che ci supporterà. Saranno i team degli studenti ad individuare degli interventi di efficientamento energetico e soprattutto finalizzati all'acquisizione del software Thermolog. Su questa base poi si intreccerà la parte di valutazione della fattibilità economico-finanziaria, quindi per andare a vedere se gli interventi di efficientamento energetico, quindi le diverse alternative, saranno più o meno sostenibili, e attraverso l'applicazione di questi due strumenti, che sono la Life Cycle Cost Analysis e il DCF, quindi l'analisi costi ricavi, si andrà a valutare la sostenibilità economica degli interventi di restauro e di riuso dei padiglioni che abbiamo visto prima. Prima di passare a una carrellata delle tavole che riguardano il modulo di valorizzazione, volevo sottolinearvi che rispetto all'approccio didattico introdotto dal professor Curto, il problem-based learning, dopo anni di appunto partecipazione a un progetto europeo incentrato proprio su questo, abbiamo sperimentato una didattica innovativa che vogliamo continuare ad applicare anche nell'ambito di un altro progetto che vede coinvolta la professoressa Rossignolo, quindi nell'Organization for Economic Cooperation and Development, in cui ci siamo proposti come modulo sperimentale. Quindi ci auspichiamo che gli studenti e il nostro lavoro sia
non tradizionale, ma innovativo, diciamo, e finalizzato anche a stabilire un'interazione continua con gli studenti, che saranno quindi un po' i protagonisti delle varie lezioni e dei dialoghi con gli stakeholder che coinvolgeremo durante tutto il corso dell'anno, ma soprattutto, e qui mi leggo al programma che ho appena delineato, all'acquisizione di strumenti che possono poi essere utili per la loro vita professionale. Mi riferisco ai software e ai tool che supportano l'analisi economico-finanziaria. Quindi facendo questa breve carrellata, ecco, vedete qui alcuni esempi di analisi qualitative e quantitative, quindi a partire da una ricerca puntuale dei dati si struttureranno appunto proprio delle analisi di trend. Questi stessi dati insieme ad altri, quindi importante la fase di ricerca del dato a diverse scale, a diversi livelli, supporteranno delle analisi che, come vi dicevo prima, attraverso un sistema informativo territoriale guideranno l'implementazione e le basi per la definizione dei progetti. Passa pure alla slide successiva. Ecco, esempi di riuso. A questo proposito ci tengo a sottolineare che i team di studenti, i gruppi, non lavoreranno mai individualmente, cioè non sempre, quasi mai, ma ci sarà appunto un coordinamento a livello di classe, in modo che il risultato possa essere veramente una progettazione organica e coerente a livello di sistema di città della salute e sistema urbano. Andiamo pure avanti. Questi sono alcuni esempi di tavole realizzate l'anno scorso in cui vedete gli output appunto del software Thermolog che gli studenti hanno acquisito e hanno permesso questo confronto tra scenari strettamente legati al discorso che faceva in introduzione il professor Curto, legati all'efficientamento energetico di un patrimonio come quello moderno, che è quanto mai fragile. Dico solo una cosa, se posso, Diana, su questo punto, no? Il patrimonio moderno è un patrimonio assolutamente onnivoro dal punto di vista energetico e in molti casi questa onnivoracità energetica ha prodotto anche, come dire, il degrado funzionale. Potete vedere l'esempio del Palazzo del Lavoro, no? È un tipico esempio in cui i costi di riscaldamento energetico, di raffrescamento, erano così elevati al punto che questo edificio è stato poi effettivamente abbandonato. Ecco, questa parte di efficientamento energetico è però oggi molto richiesta nel mercato del lavoro, cioè nel senso che, lo dicevo prima, oggi stanno ricadendo sull'Italia, il governo sta mettendo a disposizione una quantità di soldi veramente incredibile che serve per la riqualificazione energetica del patrimonio esistente. E quindi lo strumento che vi faceva vedere prima la professoressa Rolando, e questo è Life Cycle Costing, è uno strumento estremamente attuale che non considera più solo il costo dell'intervento, ma considera il cosiddetto costo globale, cioè il costo di realizzazione degli interventi, di restauro e di riuso, ma anche tutti quelli che sono i costi relativi ai consumi energetici. Quindi questo rappresenta un po' lo strumento innovativo che come valutazione economica noi vogliamo darvi. Questo strumento è particolarmente interessante perché è uno strumento che costringe ad un rapporto molto stretto, dialogare in un modo molto stretto, diciamo, le discipline del restauro con le discipline della valutazione economica. Chiudo.
Grazie, grazie Rocco. E, sì, qua vedete per esempio una tavola, ma appunto è solo un esempio. In realtà questo tipo di approccio verrà applicato a diversi scenari e che costituiranno un po' una base per un dibattito che vedrà appunto l'analisi e la fattibilità economico-finanziaria strettamente interrelata ai dati sui consumi energetici e spesso delle direzioni anche un po' contrapposte che dovranno poi venire in qualche modo sintetizzate attraverso un confronto e un dibattito multidisciplinare. Forse siamo arrivati all'ultima slide, volete chiudere voi? Per quanto riguarda per chiudere quella che è questa presentazione, allora vorremmo sottolineare che il caso studio individuato costituisce nel complesso ospedaliero delle Molinette costituisce un problema reale che i proprietari, la città di Torino, sono chiamati ad affrontare. Le specificità di questo patrimonio architettonico consentirà agli studenti di confrontarsi con i problemi relativi alla tutela e al restauro del patrimonio del moderno e consentirà loro di svolgere un percorso formativo acquisendo delle competenze rispetto ai temi della valorizzazione di questo patrimonio. Incentrandosi appunto sulla importanza della documentazione del valore culturale di questo patrimonio, da un lato, e dall'altro sulla importanza di comunicare quello che è il valore economico del patrimonio architettonico del Novecento. I lavori che verranno svolti dagli studenti cercheranno di definire, individuare quelle che sono le potenzialità di questo patrimonio e configurare dei possibili scenari di riuso e di valorizzazione di questo complesso architettonico che ha necessità ora di trovare una nuova destinazione d'uso. Sotto aggiungerei questo, Emanuela, che c'è una valenza urbana di strategia urbana incredibilmente importante in quanto questo complesso è un sistema di beni che si colloca in un'area comprende tutto l'asse del Po che parte da Corso Vittorio e arriva sino al Palazzo del Lavoro e che quindi riconvertire questo complesso vuol dire rigenerare una parte di città che in questo momento questa parte di città era chiusa tra le mura, l'ospedale era chiuso tra le mura produce anche delle esternalità al momento attuale piuttosto negative. Quindi vuol dire liberare tutte le potenzialità dell'asse sud della città di Torino. E quindi è un progetto che interessa molto la città di Torino anche nella prospettiva del nuovo piano regolatore. Bene, io... ci fermeremo qui salutando tutti gli studenti e ci vediamo a questo punto lunedì in remoto per gli studenti che appunto decideranno di seguire questo atelier. A questo punto passerei la parola ai professori Fulvio Rinaudo e Paolo Piumatti per illustrare il corso integrato GIS e modellizzazione per i beni culturali. Riuscite a vedere il video? Sì, perfetto. Ok. Allora, non so se Paolo Piumatti si è collegato perché oggi non siamo riusciti a sentirci, però intanto comincio io, poi lui se vuole integra, perché ovviamente io mi occupo più della parte GIS.
Dunque, il corso innanzitutto quest'anno subisce, a causa della situazione in cui dobbiamo fare didattica, alcune variazioni rispetto agli scorsi anni, quindi sarà un corso più autonomo. Gli anni passati ci collegavamo con un'esercitazione col corso di Digital Urban History. Quest'anno, siccome il corso di Digital Urban History non ha presenza in aula ma è solo online, vedremo in qualche modo di recuperare anche questa attività. Però essenzialmente lo scopo di questo corso è quello di mettervi a disposizione un utilizzo corretto e intelligente, si spera, di due strumenti che fino ad ora magari non tutti avete visto, cioè sono i sistemi informativi territoriali, che poi avete visto che li userete anche in qualche atelier, e poi invece un po' più di approfondimento sulle tecniche di modellazione 3D, dove però come dati di partenza utilizziamo dati che provengono da archivi storici, cioè ci mettiamo un attimino nella condizione di rivitalizzare informazioni che sono presenti negli archivi storici, sia di ambito territoriale che di ambito architettonico, attraverso una digitalizzazione intelligente. Intelligente cioè non è una pura scansione o interpretazione brutale di quello che si può ottenere dalla consultazione archivistica, ma è un ragionamento che viene fatto estraendo i dati che sono di interesse. In quella breve successione di slide che avete visto è semplicemente una simulazione di un'evoluzione di un contesto urbano, tra l'altro vicino qua a Torino, a partire da una serie di dati cartografici e di informazioni reperite presso gli archivi storici. In questa tavola vi faccio vedere brevemente quello che è un possibile percorso a partire da dati del 1739 per arrivare fino ai dati di inizio Novecento, di come si evolve una certa porzione urbana e territoriale. Negli anni passati abbiamo lavorato su Parigi, quest'anno cambieremo leggermente idea. Per quanto riguarda la modellazione, si tratta di capire come ricavare correttamente le informazioni geometriche tridimensionali a partire da disegni e rilievi d'archivio, ma non solo disegni e rilievi, anche fotografie storiche, anche altre documentazioni iconografiche, se parliamo dell'ultimo secolo, del XX secolo, anche video, di modo che si possano arrivare a delle ricostruzioni. Ricostruzioni che non devono negare il fatto che qualsiasi operazione di rilievo fatta in passato, esattamente come quelle fatte oggi, sono soggetti ad errori. Errori che poi vengono fuori nel momento in cui si mettono insieme piante, prospetti e sezioni per arrivare ad un modello tridimensionale. Questi strumenti sono fondamentali per potersi creare quella serie di informazioni che stanno alla base di un qualsiasi progetto di intervento a qualsiasi livello, dalla conoscenza alla valorizzazione alla rifunzionalizzazione, in un contesto che ha una storia alle spalle. Ecco, quelle che vedete qui alla vostra sinistra non sono due fotografie di Torino, ma sono delle fotografie truccate con dei progetti mai realizzati da Antonelli a Torino. Si parla di una grossa porta che doveva chiudere Piazza Vittorio, poi non fu mai realizzata, ma questo per dire che si possono insegnare in questo corso, a seconda delle necessità, anche queste tecniche di inserimento dei modelli 3D che si ricostruiscono a partire dai progetti all'interno di contesti attuali per vedere che effetto avrebbe fatto se. Questo ovviamente vuol dire anche che effetto farebbe un certo ambito se non fossero stati distrutti certi edifici, o ipotizzare col mio progetto che cosa vado a modificare a livello di paesaggio urbano. Sul video che invece vedete alla vostra destra è una ricostruzione fatta dagli allievi di alcuni anni fa su indagine di un singolo edificio, dove andando a consultare documenti di sovrintendenza nell'archivio edilizio comunale, strumenti iconografici come vecchie cartoline, fotografie e così via, si è riusciti a ricostruire la storia di un edificio che ai tempi aveva, tempi parlo del 2015, aveva un vincolo della sovrintendenza in quanto si riteneva progettato da Antonelli. Poi invece all'interno di quel corso riuscimmo a dimostrare alla sovrintendenza che Antonelli non c'entrava assolutamente nulla con quel palazzo, perché ci aveva provato, ma i suoi progetti non furono mai accettati dal committente, quindi era inutile mettere un vincolo col nome di Antonelli lì sopra.
Questo tanto per darvi alcuni brevi esempi di quello che può uscire fuori da questo corso. Quest'anno lavoreremo su Torino, di modo che cercheremo di facilitare quello che comunque è necessario, una concezione anche poter vedere, toccare l'ambiente in cui si sta lavorando. Cercheremo di procurarvi, stiamo procurandovi documenti dagli archivi in modo che non siate costretti ad andare agli archivi in quanto l'accesso è ancora abbastanza difficoltoso in questo periodo, servono prenotazioni, materiali poi vanno disinfettati una volta che vengono utilizzati, quindi non è facile con le tempistiche dei corsi star dietro a queste cose, per cui cerchiamo di fare noi il prelievo dei documenti che vi sottoporremo e quindi di metterli già a vostra disposizione in questo modo, e questo grazie alla collaborazione dell'Archivio di Stato di Torino. Lavoreremo su alcune zone di Torino, qui ve ne ho fatto vedere uno, se avete riconosciuto siamo in piazza Carlo Felice davanti a Porta Nuova, ed è la situazione attuale, questa è la cartografia della città di Torino aggiornata 6 mesi fa, in cui abbiamo già delle informazioni a livello di GIS, ovviamente questo vuol dire abbiamo già delle banche dati strutturate dal Comune della città di Torino e impareremo a interrogarle in modo da poter ricavare, adesso questo con Torino non c'entra nulla, ma per dire delle mappature tematiche che mi dimostrano dei temi di interesse che possono essere utilizzati come base o per comprendere un fenomeno a scala territoriale oppure per costituire un punto di partenza per successive elaborazioni. Poi passeremo alla stessa zona di Torino, però vista 100 anni fa, questa è una carta del 1915 sul quale abbiamo registrato, abbiamo reperito nell'archivio storico della città di Torino un censimento delle attività produttive, quindi ci fa vedere come viene utilizzata la città e a partire da questo vedremo di creare degli strumenti di interrogazione che ci consentono di capire questo fenomeno dell'industrializzazione di Torino, siamo a 1915 come data di questo censimento, per poi tornare ancora indietro e ci fermiamo al 1866 quando vengono pubblicate le mappe del catasto Rabbini, catasto che non è mai diventato ufficiale, però almeno nella città di Torino si trovava già in un buono stato di realizzazione, abbiamo già le mappe che l'archivio storico ha digitalizzato. E accanto a queste mappe ci sono le informazioni di proprietà, utilizzo, consistenza edilizia, e lavorando su piccole zone della città di Torino riusciremo a creare un'evoluzione storica a partire dal 1866 ad oggi di quello che è stato, di quello che è successo. Questo tanto per darci uno scopo sulla realizzazione, per dargli uno scopo ad un filo di esercitazioni che avranno come scopo primo quello di comprendere cos'è la cartografia e cosa vuol dire modellare a partire da rilievi fatti da altri in epoche diverse, con tecniche diverse, con finalità diverse. E poi andare ad investigare un po' bene quelle che sono, dal punto di vista della modellazione, le tecniche di modellazione di architetture di vario genere, da quelle antiche a quelle contemporanee, e per quanto riguarda il GIS, la capacità di progettare un strato informativo, non solo di usarli di già fatti, per poter essere in grado di dominare il fenomeno in fase di conoscenza prima del progetto. Se Piumatti c'è e vuole aggiungere qualche cosa, altrimenti io avrei terminato. Io non vedo Paolo Piumatti. Beh, lo conoscerete la settimana prossima. Certo. Grazie professor Rinaudo. Il corso che diciamo in parallelo con il corso di GIS e modellazione dei beni culturali e il corso di storia della città o Digital Urban History, il titolare di questo corso è il professor Guido Montanari, che mi ha pregato di scusarlo perché oggi non avrebbe potuto partecipare a questo incontro a causa di impegni precedentemente presi. A questo punto io lascerei la parola al professor Emanuele Morezzi. Vengono ora diciamo illustrati i due corsi elettivi
proposti dal corso di laurea in architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio, l'uno appunto intitolato Valorizzare il patrimonio culturale e l'altro invece Architettura d'autore del secondo Novecento, il diritto alla tutela. Speriamo, adesso io lascio la parola al professor Morezzi, spero che la professoressa Canella, che è titolare... Sono Emanuele, ce l'ho fatta col computer di mio figlio, ho il nome di un maschio, Riccardo Maggioni, ma finalmente ho capito che è un problema del mio computer. Ok, allora Gentucca, vuoi presentare l'atelier che non hai presentato prima e poi passiamo ai corsi elettivi o facciamo i corsi elettivi e poi in ultima analisi? All'ultimo, se volete, all'ultimo dico due cose sull'atelier, ma se non... Va bene, d'accordo. Allora, vuoi partire tu con la presentazione? No, visto parte, parte pure Emanuele. Emanuele. Allora, Emanuele. Ok, ora penso che mi sentiate ora. Sì. Sì. Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti e anche grazie di aver aspettato fino a questo momento per la presentazione dei corsi elettivi. Anzitutto mi scuso perché non ho delle slide da condividere con voi, ma in realtà non è una disattenzione, è una precisa scelta. Mia, in quanto docente del modulo di restauro, di questo corso di valorizzazione, valorizzare il patrimonio culturale, ma anche dei miei colleghi, che si occupano di discipline molto diverse. Perché? Perché niente slide e perché discipline diverse per un unico corso destinato a voi che studiate architettura per il restauro? Perché credo che questo corso elettivo abbia una parola chiave. Nasce un paio di anni fa, su suggerimento della coordinatrice del corso di studi, la professoressa Mattone, e nasce per quale motivo? Proprio per cercare di lavorare su questa parola, sperimentazione, lavoro di gruppo, sperimentazione. Perché insisto su questo? È un corso che è aperto a voi, in quanto studenti appunto di architettura, di restauro, però non solo a voi, ma anche agli studenti di design e gli studenti di ingegneria del cinema. Crediamo quindi che con questo corso si possano attivare delle giuste sinergie tra queste tre discipline. Esperti nell'ambito dei beni culturali del restauro, esperti, studenti, perché no, ormai alla fine comunque del vostro corso di studi, quindi possiamo dirvi già in qualche modo esperti, esperti nell'ambito del design e dell'ingegneria del cinema, delle tecnologie per la comunicazione. Prima avete sentito negli altri atelier che si concentrano proprio sull'ambito della valorizzazione del patrimonio. Bene, questo corso elettivo riguarda una valorizzazione leggermente diversa, riguarda non una valorizzazione di carattere economico, ma una valorizzazione legata alla comunicazione del valore dei beni culturali. Allora di cosa c'è bisogno, per cosa significa comunicare il valore di un bene culturale e di cosa c'è bisogno per farlo? E, beh, anzitutto c'è bisogno di un architetto che possa riconoscere le fasi storiche di un bene, comprendere e conoscere le leggi che governano la tutela di quel determinato bene, ma non è sufficiente. Voi sapete nel corso dei vostri studi quante volte avete conosciuto l'importanza di un monumento, di un edificio, che magari, di cui magari prima ignoravate l'importanza o il, perché no, anche il prestigio in certi casi. Bene, è compito anche, ma non solo dell'architetto, conoscere queste tematiche, questi valori e anche saperli trasmettere. Trasmettere come? Beh, attraverso tecnologie che possono essere utili. Ed ecco qui che subentrano le altre discipline, il design e l'ingegneria del cinema. Il design per quanto riguarda la grafica e la comunicazione visiva, l'ingegneria del cinema per quanto riguarda tutte quelle tecnologie che riguardano i media, quindi il video principalmente e anche le applicazioni fino ad arrivare ai social. Qual è l'obiettivo principale quindi di questo corso? Ritorno al punto di partenza, sperimentazione e sinergia. Docenti che appartengono a queste tre tematiche, restauro, media, comunicazione e design, con studenti che arrivano da tre percorsi di studi molto diversi che lavorano insieme per arrivare a un unico scopo, riconoscere il valore di un determinato edificio, riuscire a trovare i mezzi, conoscere prima i mezzi attraverso i quali si può comunicare questo patrimonio e arrivare a fare una vera e propria esercitazione per comunicare questi valori, la valenza di questo patrimonio.
Io mi occuperò della parte di restauro, quindi quella un pochettino più architettonica legata alla, diciamo qui, alla gestione del progetto vero e proprio. Ho due colleghi con me, naturalmente, che sovrintenderanno le altre due discipline. Il corso è di 6 crediti, in modo molto, diciamo, molto uguale, vengono divisi i crediti in 2, 2, 2 a seconda delle discipline, 2 per il restauro, 2 per il design e 2 per l'ingegneria del cinema. I due colleghi si chiamano architetto professor Gianluca Grigatti per il modulo di design e il professor Domenico Monreale per quanto riguarda l'ingegneria del cinema. Siamo leggermente in anticipo sul programma, entrambi dovevano essere, potevano essere presenti, forse il professor Monreale si è aggiunto adesso, magari lascerò a lui la parola per le ultime considerazioni. Essenzialmente questo è il punto del corso. Lo scorso anno abbiamo iniziato, abbiamo lavorato su una tematica estremamente complessa che riguarda le Poreghiese, quindi Ivrea, e il patrimonio Olivetti. Abbiamo avuto l'occasione di lavorare nelle officine ICO, quindi il bene più storico, se vogliamo, del legato a Olivetti, quindi la fabbrica Mattoni Rossi, con tutte le addizioni. Nel tentativo di, abbiamo lavorato con l'attuale proprietà di questo bene, estremamente importante per la storia, direi, dell'architettura italiana, lavorando in sinergia anche con l'attuale proprietà per valutare delle strategie di nuove di comunicazione, nuovi usi. Quest'anno stiamo con i colleghi Monreale e Grigatti, stiamo facendo diverse riunioni, valutando diverse opportunità. Una variabile di cui non conosciamo ovviamente ancora nulla, ma che scopriremo per chi decide di iscriversi a questo corso venerdì mattina prossimo, sarà appunto quanti studenti saranno a Torino e quanti invece saranno lontano da Torino. Abbiamo un grande vantaggio e su cui siamo abbastanza convinti di voler lavorare. Visto che ci occupiamo di comunicazione e anche tenendo dentro video e social, una buona parte delle indagini potranno anche, non solo, ma anche appoggiarsi a ricerche telematiche, anche per riuscire a ricostruire quello che è l'immagine di internet di alcuni beni culturali. Sarò molto più preciso e dettagliato per chi vorrà intraprendere questo percorso. Basta, io non aggiungerei altro, insomma, penso che sia una... ci tenevo a poter spiegare in modo efficace questo corso, visto che è elettivo e quindi è a vostra scelta, spero di esserci riuscito. Lascio magari la parola a Domenico Monreale se si è unito alla presentazione di oggi, non lo so, se ha fatto in tempo o meno. Altrimenti vi ringrazio della pazienza e vi auguro, lascio di nuovo la parola alla coordinatrice. Io non vedo il professor Monreale. Stava finendo una cosa di corsa, gli ho mandato un paio di messaggi. Siamo un po', sì, siamo un po' in anticipo rispetto al programma. Al programma. Lascerei a questo punto la parola alla professoressa Canella, titolare con altri due docenti del corso elettivo parallelo a questo. Professoressa Canella. Adesso speriamo che parta. Ecco, si vede qualcosa? Speriamo. Sì. No. Sì? Si vede. Ah, meno male. Scusate, io chiedo scusa anche perché ho avuto dei problemi grossi col computer. Dunque, questo corso lo facciamo insieme con anche noi, ovviamente sono 2 crediti di composizione che faccio io, sono Gianluca Canella, vedrete Riccardo Maggioni, ma appunto problema di computer, ma sono io, e poi c'è la professoressa Tania Marzi per tecnologia e il professor Francesco Novelli per restauro. Architettura d'autore del secondo Novecento, il diritto alla tutela. Ecco, adesso spero che vada avanti, eccoci. È un tema su cui lavoriamo da un po' di anni. Cerco di essere brevissima perché avendo 5 minuti per questa presentazione, ho preferito invece far vedere delle immagini, proprio perché spero di essere chiara. Abbiamo pensato proprio per questa questione anche del remoto, dei collegamenti, eccetera, di fare una cosa un po' differente, cioè il discorso dell'architettura d'autore, tengo a precisare, del secondo Novecento, quella dal 45 in poi, dal 1945-50 in poi, che è quella naturalmente che tutti sapete, ormai anche gli studenti un po',
che è quella più a rischio di demolizione, di manomissione, di interventi completamente, che vanno completamente ad alterare i caratteri percettivi. Vogliamo cercare di fissare questo tema con gli studenti, con questo corso opzionale, dove però abbiamo pensato proprio anche nello stesso programma di dividerlo, cioè vi faccio vedere le due fasi. Abbiamo una fase conoscitiva che sarà, non per la prima volta, però mi sembra abbastanza importante, un momento in cui gli studenti conosceranno attraverso i video, attraverso le interviste, attraverso sentir parlare questi protagonisti riconosciuti, in parte ormai appunto non più viventi, però che forse è importante sentire quello che dicevano, sentirli parlare, sentire descrivere le loro opere. Allora avremo una parte che sarà alternata ovviamente nel programma di video, per esempio, non so se si riesce a leggere, spero, qualcosa, ma da Gabetti Isola, di video degli anni 80, in cui loro descrivono anche le loro opere, a questo video su Giorgio Raineri Architetto, in cui si presenta la monografia di Raineri del 98, o la Lectio Magistralis che ha fatto proprio adesso, qualche mese fa, naturalmente in forma virtuale, perché c'era il coronavirus, Paolo Portoghesi. Faccio dei nomi agli studenti e spero che questi nomi siano conosciuti, ma sarà un momento, anche se non sono così conosciuti, per approfondire, per capire cosa hanno fatto e il ruolo che hanno avuto in questo nostro Novecento. Per cui Vittoriano Viganò, Aldo Rossi, La tradizione del trovato, questo video che è stato fatto sempre da Puglio Racci e da altri negli anni Ottanta, insomma, o Voci dell'architettura con interviste a Gardella, ancora a Gabetti Isola, eccetera, e anche con una parte di fotografie d'autore per l'architettura del secondo Novecento, delle generazioni a confronto sulla fotografia, su come viene diciamo riportato anche l'elemento dell'immagine. Perché? Perché appunto la costruzione e la trasmissione di questo apparato documentario, noi adesso con la professoressa Tania Marzi, con un gruppo collegato, seguito e coordinato anche dal Ministero dei Beni Culturali e dal Segretariato Regionale del Piemonte, abbiamo appena fatto un censimento su 150 opere del fuori Torino del Piemonte, opere ovviamente del secondo Novecento, di autori che hanno lavorato e di cui spesso si è persa, diciamo, la memoria. Opere maggiori, opere minori, di cui non si conosce lo stato attuale, ma a nostro avviso è importante tornare lì, tornare dalle origini con lo studente e imparare non solo che queste opere, ve ne faccio passare solo alcune, in che stato sono, non metto adesso lo stato attuale che abbiamo verificato sul campo, sarà uno shock in molti casi, lo sappiamo, ma forse iniziare a capire proprio attraverso questa specie di opera di censimento che faremo anche in parallelo ad altri lavori di approfondimento, capire anche come era la relazione di progetto, quali erano i caratteri che l'autore voleva tutelare e quali quindi per un futuro intervento o non intervento sono gli elementi fondamentali da difendere e da tutelare. La seconda fase operativa appunto è riconoscere il valore e i caratteri del patrimonio. Siamo in un corso di restauro, qui deve essere, è fondamentale che ci sia la conoscenza e la riconoscibilità di questi valori e anche la loro trasmissibilità, perché spesso vengono tramandati, diciamo, le generazioni che seguono delle alterazioni di edifici o del modo di operare che non è attribuibile, che non è dell'architetto, dell'autore originario. Allora, in questo caso saranno degli approfondimenti che appunto passano dalle questioni della tutela e anche dalle questioni di legge della tutela del secondo Novecento, che appunto, come dicevo io, non rientra nei 70 anni dalla realizzazione, quindi non può essere garantita dai vincoli monumentali, cosa che succede per esempio ad opere del passato e fino appunto a quelli che rientrano nei 70 anni dalla loro realizzazione, e quindi a capire che cosa è successo, chi opera, quali sono gli enti preposti alla tutela, ma anche però i problemi di adesso, di appelli come l'ultimo per esempio a Novara delle opere della filatura Bossi di Regotti, Stoppini e Meneghetti, che è a rischio di demolizione e che grazie un pochino anche all'azione del censimento che abbiamo appena fatto con gli studenti, con un gruppo di lavoro del nostro ovviamente dipartimento, in rapporto col ministero appunto, forse, spero, sarà forse salvata. E di qui anche però delle lezioni come, non so, BBPR, la Torre Velasca a Milano, dal progetto alla tutela all'intervento di restauro. E in questo caso ovviamente si parlerà anche di questo e di quello che stanno facendo oggi su un edificio che forse è uno di quelli più riconosciuti della storia dell'architettura del secondo Novecento.
anche poi l'opera dell'ingegno e il diritto d'autore e anche nell'architettura e nel disegno industriale. E quindi con un esperto, che è questo avvocato professore di diritto d'autore, il diritto d'autore proprio sul diritto d'autore, che interessa l'architetto di ieri ma anche l'architetto di oggi. Concludo, vi faccio vedere dei casi emblematici come la Borsa Valori di Torino, con delle ricerche fatte in questi anni per far capire agli studenti quali sono i caratteri imprescindibili che non possono essere toccati, ma che devono essere tutelati. E non vuol dire non intervenire, corro su queste immagini di progetto, per far vedere che a restauro, al contrario di quanto si dice, si progetta e si arriva a dei progetti completi e soprattutto approfonditi, ma anche dire la nuova funzione che si dà all'edificio deve essere compatibile con i caratteri percettivi, tipologici e distributivi dell'edificio, che non vuol dire non lavorare sull'edificio, ma vuol dire trovare appunto delle funzioni compatibili. Chiudo con queste immagini di De Carlo, su cui abbiamo fatto, perché verranno presentati nel corso anche delle tesi di laurea magistrali che sono state fatte nel corso di restauro appunto, e che partono dalla tutela e dalla conservazione, ma con dei progetti di riqualificazione, come per esempio la colonia di De Carlo, la colonia Sipenel a Riccione degli anni 60, dove, lo dico in due parole, ovviamente poi lo approfondiremo, gli stessi elementi d'arredo, era una colonia progettata per bambini, e quindi gli stessi arredi, la stessa addirittura distribuzione dei solai che facevano dei gradoni, come vedete, erano a misura di bambino, e quindi abbiamo pensato, lo dico qui in modo molto sommario, che proprio fosse, lo vedete qua, non so se si vede, no, si vede quello che indico, vabbè, la colonia che la vedete con la specie di gamberone in questa specie di master plan rosso verso il mare, che fosse lei, conservata proprio con la sua funzione ancora di colonia per minori, per bambini, a rigenerare un'area vuota che c'è nella parte posteriore, ed essere lei motivo di salvare la salvaguardia della colonia come opera con la sua funzione originaria, che però dà, diciamo, forza al riprogetto dell'esistente e di completamento dell'intorno. Appunto, sono due crediti, e avrei finito. E c'è Tania Marzi, non so se vuole dire qualcosa, ma che fa la parte di tecnologia. Ecco, buongiorno. Dunque ringrazio la professoressa Canella, che ha già illustrato in modo completo, anche se in pochissimi minuti, quelli che sono i principali temi che verranno affrontati nell'ambito del corso. Posso proprio aggiungere solo due parole per dire che un'attenzione speciale verrà posta a quelli che sono gli aspetti legati alla tecnologia costruttiva e ai materiali, perché come vedremo il recupero dell'architettura del secondo Novecento si confronta con delle soluzioni tecniche e con delle lavorazioni spesso sperimentali che propongono l'uso di materiali innovativi, e molti di questi materiali magari non sono più in produzione o non sono più adeguati alle attuali normative, pensiamo ad esempio agli aspetti legati al contenimento energetico. Quindi vedremo che questi materiali innovativi per l'epoca in cui queste architetture sono state realizzate, presentano rispetto ai materiali tradizionali delle nuove questioni di conservazione e di riuso, e tenteremo di approfondirli anche tramite ricerche d'archivio, ricerche sulle riviste d'epoca, sui manuali costruttivi del dopoguerra, con la presentazione di casi studi emblematici come vi ha fatto vedere la professoressa, e se possibile anche attraverso alcune visite e sopralluoghi, ma questo lo vedremo anche un po' in base al numero di iscritti e anche se sono presenti a Torino o se sono invece collegati in modo diverso. Lascio la parola ancora alla professoressa Canella, se deve aggiungere qualcosa, se no spero di vedervi a lezione. Anch'io, grazie. Bene, grazie alla professoressa Canella, alla professoressa Marzi. Gentucca, vuoi presentare l'atelier? Visto... Se faccio a tempo dico due cose veloci, ma se no no. Assolutamente sì, abbiamo ancora il tempo. E sono prontissima. L'atelier è quello, lo sapete, quello di cui manca la presentazione, è riqualificazione della città consolidata B, corso di laurea magistrale ovviamente il nostro, e siamo Gianluca Canella, sempre io, composizione architettonica urbana, e Daniela Bosia per tecnologia dell'architettura.
Allora, io so che il professor Mellano, però purtroppo non ho seguito la sua presentazione, penso ci saranno delle immagini che si sovrappongono, proprio per questo cerco di essere non solo veloce, ma di soffermarmi sulle questioni del progetto, di far vedere per confronto come si lavora nei nostri atelier. Questo è un tema che abbiamo affrontato dal 2014, in occasione appunto del workshop e convegno della mostra che sono stati fatti dal nostro dipartimento, proprio con la firma di un protocollo col Ministero della Difesa e con la città di Torino, e protocolli che sono stati fatti anche con altre città. E questo è un punto su cui torneremo alla fine, città come Milano, Roma, Firenze, eccetera. È stata un'occasione importante, un primo momento operativo di studio e di confronto sui temi del recupero e la destinazione funzionale delle caserme. Questa immagine è simbolica, vado veloce, ed è stata scelta già allora, ma vale tutt'oggi, perché sono i quartieri militari di Torino, di Filippo Iubarra. Immagine simbolica, ma anche introduttiva alle iniziative di allora del workshop e del convegno della mostra, perché questo riferimento a due grandi isolati porticati settecenteschi, che sono caserme stanziali dotate di tutti i servizi, teniamo conto, avevano le camerate, le aule di teoria militare, le infermerie, i magazzini, le cucine, le lavanderie, le scuderie, addirittura i laboratori di falegnameria, però anche una sorta di porta urbana tra città costruita e città in formazione, ha suggerito il ridisegno anche delle aree militari, ha suggerito come una molteplicità, studiata ovviamente, definita e verificata di funzioni, potesse essere in grado di assorbire anche, di intervenire sulle questioni urbane, ma anche sullo stato dell'emergenza, che oggi chiede più che mai delle nuove soluzioni distributive e dei nuovi modelli per esempio anche per l'assistenza ospedaliera, per l'esigenza degli anziani, per il sovraffollamento carcerario, il fenomeno migratorio, eccetera. In questo senso, qui vediamo le strutture militari, mi sembra l'unica immagine che sono riuscita a vedere quando presentava il professor Mellano, che poi affronteremo, e in questi anni abbiamo affrontato già alcuni temi, e nello specifico alcune caserme. Proprio faccio velocemente passare alcune immagini. La caserma La Marmora, la proposta che è stata fatta in questi anni nel questi disegni di archivio che gentilmente i militari, il Ministero della Difesa ci ha concesso, sono belli, e poi delle prime ipotesi come quello per esempio di ridestinare la caserma La Marmora, oggi dismessa da alcuni anni, a quartiere per il triennale torinese per la tutela e la conservazione dell'architettura del primo e secondo novecento, quindi si lega un po' anche a quel tema che portiamo nel corso opzionale, con un museo della resistenza, con però anche servizi collettivi aperti alla città come l'auditorium e una parte ovviamente di residenza temporanea che vedete in questo caso nelle casermette che vengono ridisegnate e ridestinate appunto alla residenza temporanea. Al centro una specie di elemento, adesso vi faccio passare delle immagini veloci, ma si è lavorato sugli interrati e sulle parti anche, sui dislivelli che sapete appunto connotano questa caserma. Oppure un altro senso è stato l'approfondimento della caserma De Sonnaz in via Revelle, sempre a Torino, con una tipologia a blocco chiuso molto diversa dalla caserma di via Astica, dalla caserma La Marmora, con questa corte interna, nel quale è sembrato attendibile, poi con uno sviluppo successivo al workshop e all'atelier che è seguito con dei lavori di tesi, come questa che vi facciamo vedere, di cui vi facciamo vedere solo alcune immagini, nella quale appunto è sembrata, dicevo, attendibile conformare le funzioni di polo della giustizia per il TAR e l'avvocatura. Polo della giustizia già storicamente consolidate queste funzioni dalla presenza delle vicine carceri giudiziarie, dal tribunale e da i non lontani istituti dell'ospedale militare Riberi e dell'ospizio di carità del Caselli. Qui vediamo la cosa bella di questa tesi, su cui mi fermo solo un secondo, è che c'è stata qua già una collaborazione di contributi fatti sia con la professoressa Coscia, con la professoressa Naretto, quindi la composizione, il restauro, la valutazione economica, per cercare di arrivare a una ricerca che portasse avanti, anche perché aprisse verso la città dei temi e portasse un lavoro approfondito anche sulle sue ricadute di valore economico e quindi da proporre già anche all'esterno. Il tema di quest'anno l'avrà già detto il professor Mellano, perché lavoriamo insieme appunto con l'atelier in inglese del professor che
che con il professor Mellano e la professoressa Marzi, è il Mardichi, il magazzini di artiglieria, magazzini direzionali di artiglieria e difesa chimica, anche questi dismessi in via Bologna, un tempo, ecco, vediamo un'immagine, un tempo un lanificio industriale, poi area militare, poi dismessa da alcuni anni, che pensiamo dunque a delle funzioni nuove per adattarli alla scala di quartiere, come casa della cultura, delle religioni, dopo lavoro, naturalmente c'è una parte a verde, la vedete, importante, che anche per delle funzioni di sport e di funzioni appunto per il tempo libero. Queste sono delle immagini appunto per far capire, si tratta di edifici diversi e molto interessanti anche dal punto di vista dei caratteri e della tipologia e della distribuzione eccetera, lo vedete, corro e finisco, guardate anche queste immagini, sono i capannoni Palmanò dell'ingegnere Velati Bellini, sono bellissimi, attualmente purtroppo è ancora più la situazione più di degrado rispetto a queste immagini che sono di qualche anno fa, e siamo andati di recente, proprio l'altro giorno, a fare un video per permettere anche a chi sarà in remoto di poter, diciamo, fare un sopralluogo in remoto, tra virgolette. E concludo dicendo una cosa e ribadendo questa necessità, a mio avviso, che proprio della didattica, che sia la didattica, in questo caso sulle aree militari, sia capace la didattica di promuovere un giudizio critico da parte degli studenti anche sui recenti interventi di ridestinazione delle aree militari dismesse. Intervenire sulle aree militari non vuol dire, qui vediamo due casi completamente differenti, a nostro avviso non vuol dire necessariamente distruggere l'impianto, perdere l'idea del recinto che ha una sua valenza storica. Vediamo, concludo, questa immagine di trasformazione del panificio militare di Verona in polo universitario del 2012, e poi una cosa completamente differente in cui proprio questa, il complesso, l'area, e proprio la sua diciamo formazione storica nel centro urbano viene completamente, lo vedete, modificato. Ecco, forse gli studenti devono imparare anche a capire, e sarà fatto uno studio approfondito di casi similari di aree militari ridestinate, per capire e per avere dei giudizi critici da parte degli studenti, che forse servono. Infine, l'organizzazione dell'insegnamento, fermatemi se ne ha già parlato il professor Mellano. Non sento, pronto. Scusa, avevo chiuso il microfono, l'ha illustrato il professor Mellano. L'ha già detto. Sì. Sì, ma non so se devo ridirlo in italiano, ma è tutto sulla scheda di insegnamento, le nostre schede sul portale, comunque sono ovviamente lezioni, esercitazioni di progetto, poi ci saranno gruppi di lavoro, compatibilmente con questo problema del lavorare in remoto in presenza, e poi naturalmente il progetto sarà svolto o individualmente o al massimo da due persone, ci saranno degli incontri collegiali e poi degli approfondimenti che andranno dalla scala del 500 al 200 e poi con delle approfondimenti in scala anche 1 a 20 per la tecnologia e per certi dettagli particolari. Mi fermerei qua. Grazie alla professoressa Canella. Abbiamo diciamo, ultimato la presentazione dei corsi che prenderanno avvio nei prossimi giorni. Chiedo agli studenti che sono ancora connessi se hanno delle domande da fare rispetto alla presentazione di oggi, che sarà resa disponibile nei prossimi giorni sul portale di Telearchitettura, sul sito di Telearchitettura. Allora, non ci sono domande. Io allora colgo l'occasione per ringraziare tutti i docenti che hanno partecipato a questa presentazione, hanno illustrato i loro corsi, a tutti gli studenti che si sono connessi e hanno partecipato all'incontro. Auguro a tutti buon anno accademico e ci vediamo a partire dalla settimana prossima, da lunedì prossimo, in un'aula virtuale o in un'aula presenziale.